Noi sappiamo che già dal tardo Cinquecento i sindaci di Oristano dell'epoca lamentano le disastrose condizioni della cinta muraria che in molti casi priva di manutenzione crolla. Questo crea pericolo innanzitutto agli stessi cittadini, ma diventa una sorta di cava a cielo aperto per appropriarsi dei preziosi massi con cui è costruita la cinta muraria. Ma cosa rimane ora di questa cinta muraria che è andata via via nei secoli, è andata sempre più scomparendo? Rimangono veramente molto poco. Dal punto di vista murario, noi conosciamo il tratto di mura che possiamo incrociare quando saliamo verso via Sant'Antonio, anche se l'attuale cinta muraria non è quella di cui abbiamo parlato, del 1290. Sicuramente è una riedificazione su una preesistenza. Poi abbiamo parti ancora interne della cinta muraria che si trovano su questo lato della città, ora inglobate all'interno di proprietà private, sia su questo lato di via Diego Contini, sia su quest'altro lato di via Solferino. Ma l'elemento principe di quello che ancora possiamo riconoscere nella città di Eleonora è soprattutto la torre di San Cristoforo o di Mariano II o di Porta Ponti, così come dai documenti originari. Quindi la grande torre col fornice da cui l'accesso era garantito alla città proprio con l'attraversamento della porta. Della sua torre gemella di San Filippo purtroppo non conosciamo niente se non delle immagini del primo Novecento, anno in cui poi essa è stata definitivamente distrutta insieme al suo castello. E poi troviamo ancora la nostra torre di Portigeda. Una torre di Portigeda che la vediamo differente rispetto a come è indicata qui nel plastico. Qui abbiamo una torre quadrata. Infatti noi, quando parliamo di Portigeda, non la indichiamo come una unica torre, ma parliamo di le torri di Portigeda, perché quella che noi vediamo rotonda non è altro che un rifascio della torre quadrata che si può ancora in parte vedere al suo interno. Ma passeggiando all'interno della città, possiamo riconoscere soprattutto la maestosa cattedrale di Santa Maria Assunta, in assoluto in Sardegna la più grande per quello che riguarda le sue dimensioni, la torre campanaria in ottagonale, in stile gotico. Possiamo riconoscere ancora quello che resta della facciata della chiesa gotica di San Francesco, ora riedificata ai primi decenni dell'Ottocento in stilemi neoclassici. L'ospitale di Sant'Antoni, attuale sede della biblioteca, dove si può intravedere ancora l'aula proprio della vecchia chiesa di Sant'Antonio con annesso lazzaretto, e di fianco la chiesa di San Mauro. Ancora all'interno della città, nel plastico qui non lo possiamo distinguere perché in mezzo alle case c'è la chiesa trecentesca di Santa Chiara. Ancora, ma soprattutto la parte medioevale noi la possiamo riconoscere andando a passeggiare nelle stradine che proprio costituivano il centro vitale pulsante di questo Oristano medievale, che si è portata avanti ancora per centinaia e centinaia di anni, espandendosi come caratteristica tipica di Oristano a macchia d'olio, lasciando il centro praticamente identico nel suo percorso, nel suo tessuto urbano, e andando ad occupare completamente le campagne circostanti.